Sara, tu mi stai dicendo che con la tua bici vorrai girare l'Italia, seguita da un furgone, ogni 100 km, tu pedalerai per 100 km, il furgone ti segue e con questi mezzi all'interno del furgone, mezzi da ausiliare alla disabilità, permetterai in ogni città d'Italia di fare triathlon alle persone disabili del posto e lungo questa costa dell'Italia sino ad arrivare a Cervia per poi tornare a Torino dove incontrerai il ministro della disabilità e poi svilupperai tutto per portarlo nelle scuole? E questa è la tua riflessione? Ci sto. Perché qui sotto? Per fare il volontariato. E aiutante dei Io volontari. sono aiutante dei volontari, che stiamo a disposizione per i ragazzi disabili. Perché siete in pellegrinaggio? Non siamo in pellegrinaggio, abbiamo cuore, amore e tempo a disposizione per loro. Avete il viaggio di nozze allora? Sì, è un terzo viaggio di nozze. E dopo averlo organizzato, presentiamo il giro d'Italia più giri più vivi al Comune di Rivoli il 17 luglio 2021. Adesso da atleta guida per i non vedenti ti dico, tu sei un non vedente? Sara, te la descrivo io. Sara sta partendo per il Giro d'Italia e adesso in questo momento Sara è la pedana e alle tue spalle. Salutala pure perché gli atleti guida sono anche questi. Direzione a te e Sara in bocca al lupo. Bocca al lupo. Vittorio, vuoi commentare quello che non vedi, ma quello che hai sentito? Quello che ho potuto percepire è che in questa mattinata ci sono molte persone sicuramente sensibili. Andiamo tutti quanti al podio, non vediamo l'ora di arrivare. A cosa serve correre per le medaglie? Se la fame scende solo le bussare, invece che sconti che serve faticare. Non basta vincere coppe e tutte le gare, ma un vero atleta è sportivo e solidale, un compagno di squadra sul quale puoi contare. Non c'è ostacolo che non si possa superare, se il gioco si fa duro e ti devi allenare. Qui non basta forza fisica, è la forza di spirito, se è una passione condivisa, lo scambio è reciproco. Quindi appuntamento in campo, con chi si è messo in gioco e pronto a dare tutto quanto, per sé e per chi sta accanto, col sudore e sacrificio, fuoco dentro lo sguardo, non per essere i primi, ma per tagliare il traguardo. Ragazzi, dove andate? A più giri più vivi. A fare tre corso d'Italia. Peccato, noi non possiamo partecipare. Certo che potete. State facendo per l'UNICEF è dedicata a tutti i bambini, bambini e tutti i ragazzi mondo. Del mondo. Ragazzi, questo è lo scaletto dei pescatori, che però noi abbiamo ribattezzato scaletto senza scalini. Lo scaletto dei pescatori ha una grande storia. Qui c'era la flottiglia dei pescatori nel quartiere delle Fornaci di Savona. E adesso, da 12 anni a questa parte, è diventato lo scaletto senza scalini. Perché? Perché abbiamo abbattuto tutte le barriere architettoniche.
ti sta accompagnando a te, bello? Tuo amico dietro? Sì. Come ti senti ad aiutare una persona tu? Io? Sono contento, forse aiuta un amico mio. E secondo te, senza te, lui può camminare? No! E allora aiutalo, dai! Come ti sei sentito oggi? Libero. Libero. Cosa ti è piaciuto di oggi? La verità? Che, come si dice, che le persone diversamente abili sono stati alla pari delle persone normodotate. C'è stata, diciamo, questa gioco di squadra. E Carmelo, a fianco a te, l'ha vista? È stato bello oggi nuotare? Sì. Ma che ti è piaciuto? Il canotto. Perché tu sei andato dove? Dentro? Dentro il canotto. E dentro al canotto chi ti ha trasportato nel mare? Coppo, come si chiama? Si chiama Sara. Sara, ma lui? È lui che c'ho le guide, io sono uno di voi, uno come tanti, che se volete nuotare, i ragazzi si mettono sul canotto e con voi li trainate. Valerio, la tua prima medaglia, dimmi qualcosa, una dichiarazione. Beh, è stata un'esperienza bella, è stata la mia prima esperienza di triathlon e sono estremamente soddisfatto. Più giri più vivi. L'accetto io e siamo pronti per partire insieme. Salutiamo, ciao, via di corsa, via di corsa. Siamo qui con il nostro amico Alex che ci racconta una bella avventura. Sentirete un po' di vento sulla faccia, però è comunque piacevole e divertente. È anche bello sperimentare anche nuovi attrezzi per fare il vostro sport preferito, triathlon. Grazie Alex che ci hai fatto da motivatore per questa corsa. Abbiamo scoperto questo nuovo attrezzo, la carrozzina da maratona. Grazie al gruppo sportivo Interforze di Torino che ce ne ha permesso l'uso, l'abbiamo usata qui sul lungomare di Porto San Giorgio, ospiti della Lega Navale Italiana, sezione di Porto San Giorgio, e abbiamo scoperto un nuovo modo di allenarci e vogliamo provarlo nella nostra squadra, Centro Nuoto Macerata. Sono stato tra le colline maceratesi, posti bellissimi con panorami stupendi. Tra strade ghiaiate che si esprimevano in discese da brivido, seguite da imperve salite, ho pensato a quanto sei bella. Tra le stoppie da rare e sapienti tronchi delle querce, ho desiderato di amarti. Gli ulivi, saggi guardiani della vita, mi hanno incoraggiato a credere nei miei sogni. Qual è il tuo sogno? Non mi ricordo. Felice qua. Fare bungee jumping. Qual è? Cos'è bungee jumping? È buttarsi tipo da un palazzo. Con l'imbracatura e tutto, e poi ti fanno risalire tranquillamente. Tranquillamente! Papà, sei contento? No! Mi chiamo Federico, ho 17 anni e frequento il quarto anno al liceo classico di Altamura. Da quando sono piccolo il mio sogno è sempre stato quello di camminare, di non negarmi mai nulla nella vita. La mia più grande passione sarebbe quella di fare politica. Perché il mio sogno è quello di fare politica? Perché io voglio regalare alle persone un qualcosa in cui credere, visto che ultimamente a tutti noi è stata negata la possibilità di sognare. Perché sognare è importante, soprattutto per i ragazzi come noi? La possibilità di fare una camminata come questa, oppure di fare un cocktail con degli amici, di voler avere una vita normale, se normale è il termine che vogliamo usare. È importante perché non tutti hanno la forza che ho io o che hanno altri ragazzi, perché c'è chi ovviamente si intimidisce, c'è chi ha paura di far vedere quelle che sono le proprie debolezze e le proprie difficoltà. Ed è per questo che mi auguro che in futuro il Ministero della Disabilità possa mettere a disposizione di più di quello che ha messo, soprattutto nelle località turistiche. Con questo la saluto, Ministro, e mi auguro di poterla incontrare magari al più presto.
ti piace andare in bici per fare riabilitazione, sì, giusto? E ti piace andare in bici, non lo fai solo per riabilitazione, lo fai perché è bello. No, no? È bello perché quando sei in bici ti senti libero. Ti senti libero, è vero, sì. Poi senti questo vento. L'aria che ti arriva, che arriva nella faccia. Schiena, nella faccia. E invece quello che mi dicevi sulle biciclette, no? Che tu mi hai chiesto se io lavoro vendendo queste bici, e io ti ho detto sì. E tu mi hai detto è un bel lavoro perché? Perché diciamo che dai la possibilità a tutti di andare in bici. Un saluto a tutti, grazie per questa giornata. E ci vediamo presto. Sì, grande. Leonardo, Giada, Martina, Francesco e Andrea, che accompagnerà Sara. Grazie a questa ragazza tutto questo è possibile. Questo momento è per te, Francesca. Dai, 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 vai con zio. Antonio è un runner di Altavilla. Segue Giordano. Ci siamo conosciuti con Mauro sui social, sui meravigliosi social. Mi sono subito proposto come cicerone per accompagnarlo da Alcamo, che è un paesino in provincia di Trapani, a Palermo, nella spiaggia di Mondello. Palermo, Rossella? Sì, eccomi. Pieno di picciotte che non sono bagnotte, no, ma sono le ragazze. Le ragazze. Queste ragazze aiutano, no, tutti voi? Sì. E sono il... Chi siete? Cosa fate e cosa volete oggi pomeriggio? Accademia, siamo Accademia. Siete Accademia e tutto è risolto. Ciao a tutti, sono Rossella Pozzoli, rappresento Accademia. Abbiamo creduto nel progetto Più Giri Più Vivi, perché crediamo nella condivisione degli allenamenti di triathlon con le persone speciali. Un saluto a tutti da Mondello. Ciao! Io sto correndo, mi sto allenando, stiamo correndo a 6 al chilometro. Lui utilizza uno strumento, che è un mezzo da usare alla disabilità, però permette di correre. E adesso ti stai riscaldando? Sì. Cioè tu sei un allenatore, dico, sei un esperto dello sono sport. Sono un allenatore della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, oltre ad essere il delegato regionale. Quindi questo tuo sorriso dovuto allo sport è anche perché sai di cosa parlo? Certo. Quindi vederti corricchiare, cosa ti manca? L'arto destro? Disarticolato di gamba destra. Cioè, lui in sostanza, quello che vedete, permette di correre accanto al suo amico lungo il mare di Mondello. Ecco, è questo il senso, no? Permette di correre, perché la prima volta che corro in vita mia. Cioè, lo so, io vi racconto queste storie perché la prima volta che... Me lo puoi ripetere che mi piace? La prima volta che corro in vita mia. Questo è il meccanismo che... È lo strumento, è l'idea, è il concetto, è questo che glielo permette. Ognuno la prima volta, no? C'è sempre la prima volta. Qual è stata la tua prima volta che hai nuotato? Tu sei un esperto di nuoto. 14 anni, 15 anni fa. Ne ho 29, 15 anni fa. E allora, dopo 15 anni di sport vero, segui dei ragazzi? Sì, alleno dei ragazzi con diversi tipi di disabilità. Ma tu quale disabilità hai? Nessuno. Ah, avete capito qual è il sorriso? Oggi hai corso per la prima volta. Ciao. Allora Mauro, qui è il punto più vicino che c'è tra la Sicilia e la Calabria. E qui siamo a Torre Faro. Di fronte vediamo il filone che c'è nelle Calabrie. Anche qui davanti alla tua sinistra c'è il filone che c'è dalla parte della Sicilia. Marzia è la nostra mascotte, è ambasciatrice della Bandiera Lilla. Bandiera Lilla è una donazione che viene fatta a quei comuni che rispettano l'abbattimento delle barriere architettoniche affinché tutti possano scendere in spiaggia e farsi il bagno normalmente. Oggi c'è stata una bella manifestazione, aver fatto provare queste biciclette
a sti ragazzi. È una sensazione che io per la prima volta ho provato e veramente mi ha emozionato, ragazzi. E devi piangere, se devi piangere, gli uomini grandi, grossi e intelligenti piangono quando c'è da piangere e sono seri quando c'è da seri. Sì. Sicuramente. E lui invece chi è? Io figlio di questo signore qua, ho 15 anni. Questo qua che piange? Sì, ho 15 anni e niente, è stata un'esperienza bellissima perché non l'avevo mai provato. Where are you from? Thank you, man. From Argentina, from Buenos Aires. It was beautiful to meet Christian. He's a very strong motivation for me. I'd like to say thank you, Christian, Mauro, for this opportunity. La giornata di ieri che sono andato in bicicletta dopo anni che ero piccolino, ti giuro che mi ha fatto veramente liberare la mente. Proprio tutte le tristezze mi sono scivolate addosso ed è stata una bella esperienza, diciamo. Capite che quello che dice Christian passa attraverso cosa? Lo sport. Cosa abbiamo fatto ieri? Semplicemente sport. Grazie a tutti. Ma oggi che hai fatto? Grazie di cosa? Perché mi dici? Ah, grazie che mi ha fatto il giro sulla bici. Grazie tanto. Prego, caro mio amico. Benvenuti in Salento. L'usule, l'umare, l'uiento. Il sole, il mare, il vento. Il vento che tiene sempre compagnia. Questo cammino che è iniziato da Torino e a Torino tornerà ancora una ventina di giorni. E abbraccio tutti coloro che vivono la diversità, non voglio dire disabilità. Qua a Civitanova per il triathlon di domani. E tu? Adesso stai per andare in acqua a provare il percorso nuoto. Io sono qui per provare questa emozione che sento molto mia. Grazie. Grazie. I have been instructed to be more athletes. Che dà forza, che spinge quando non sai. Nessuno resterà indietro. Una mano la troverai. Supera i limiti, credi in te stesso, perché i limiti in fondo non ne hai, lo sai. Ragazzi e ragazze speciali, tutti in gara, atleti solidari. Ehi, la voce che ti aiuta quando cadi. Ehi, che dà forza, che spinge quando risali. Il Giro d'Italia solidale volge al termine dopo aver toccato 50 tappe in tutta Italia, praticando sport con persone diversamente abili. Gran finale con la cerimonia di chiusura a Torino. Ospiti dell'evento il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cilio, e il ministro alle disabilità, Erika Stefani. Vieni. Posso? Stamattina sono rientrata nella mia cantina dove mi sono allenata 22 anni, ma mi è mancato veramente il fiato dopo questo Giro d'Italia e quindi ho pensato a te, Anna, e perché più giri più vivi veramente da portare in tutta Italia come abbiamo fatto nel Giro d'Italia, ma la mia domanda è se, e mi rivolgo per te, a te per questo, se è possibile fare qualcosa con le scuole. Li porti nelle scuole? Sicuramente sì, e il modo migliore è quello di coinvolgere i comuni delle città che vogliamo, città, paesi che vogliamo coinvolgere, perché la loro partecipazione, il loro patrocinio è fondamentale, perché la scuola è anche la scuola di ogni città e quindi coinvolgere scuola e amministrazioni comunali, wow. E gli assessorati, istruzione, cultura, inclusione. Io ho detto mi porti, ma mi porti non è Sara, ma è più giri più vivi, quindi certo. Più giri più vivi nelle scuole. Sì, direi che più giri più vivi può entrare nelle scuole. Melissa, cos'è scritto in questa bandiera di più giri più vivi? La diversità è negli occhi di chi guarda. E che cosa significa? Significa che noi non siamo diversi, non ci dobbiamo mai vergognare di
farsi degli amici solo perché siamo diversi in aspetto fisico, perché noi non siamo diversi, noi siamo uguali agli altri. Quanti anni hai? 12. Complimenti, non c'è nient'altro da dire. Grazie.